I motori di ricerca hanno iniziato ad utilizzare l'intelligenza artificiale per fornirci delle risposte, ma come la stanno utilizzando? Questo è il primo, diciamo, punto da prendere in considerazione. Se prendiamo come esempio Google SGE, Search Generative Experience, che poi ha cambiato nome in AI Overview, e il motivo è anche molto chiaro per cui abbia fatto una cosa del genere, perché sono partiti con un'idea di dare un'esperienza di generazione di contenuti fatta dall'intelligenza artificiale, per poi ridimensionarsi e fare un overview di quella che in realtà è la SERP che noi andiamo a vedere, quindi dei risultati di ricerca. Perché ha fatto questo passo indietro Google? Lo ha fatto perché in realtà non vuole stravolgere il suo modello di business. Adesso chiunque sia sul web sa benissimo che se vuole essere visibile deve pagare ads a Google, e se qualcuno invece vuole guadagnare con i propri siti web deve utilizzare AdSense all'interno dei propri siti web. Quindi il problema è che Google non ha la possibilità di stravolgere completamente il suo motore di ricerca utilizzando l'intelligenza artificiale. Però ci sono i competitor. I competitor sono ChatGPT, Claude 3.5, ce ne sono di modelli di intelligenza artificiale che hanno la possibilità di diventare dei veri e propri motori di ricerca. E io penso che a breve tutto questo accadrà, non ci vorrà tantissimo tempo. Soprattutto se prendiamo in considerazione anche il fatto che gli assistenti vocali dei cellulari prima o poi risponderanno direttamente con l'intelligenza artificiale. Apple sta già prendendo degli accordi con ChatGPT per poter integrare in Siri le funzionalità di ricerca. Ci troveremo in una situazione completamente nuova. Cliccheremo il tasto per parlare con l'assistente vocale, faremo una domanda in maniera conversazionale, quindi non con parole chiave, e avremo direttamente la risposta che volevamo. Tutto questo senza avere la necessità di aprire il browser, andare sul motore di ricerca, digitare la parola chiave e avere 10 pagine di risultato. Una risposta data da un'intelligenza artificiale è decisamente più sintetica e più diretta ed esattamente quello che noi volevamo avere. Vi faccio un esempio. Nel mio libro parlo di un esempio in particolare, che è quello di informazioni riguardo una macchina fotografica che ha due schede di memoria. Io ho chiesto perché questa macchina fotografica ha due slot di memoria invece di uno solo. L'ho ricercato su Google e sono uscite 10 pagine che non sono riuscite a darmi la risposta precisa alla mia esigenza. Facendo la stessa domanda a ChatGPT invece mi ha risposto in maniera molto più stringata, dandomi esattamente la risposta che volevo. Queste sono le risposte che mi aspetto che un qualsiasi utente del futuro, tra qualche mese, potrà avere dall'intelligenza artificiale. Tornando invece al discorso dell'intelligenza artificiale negli attuali motori di ricerca, quindi in Bing e in Google, quello che fanno non è altro che prendere la SERP, quindi i risultati di ricerca tradizionali che ci avrebbe già fornito con il vecchio metodo del motore di ricerca, analizzare i testi e metterceli in forma conversazionale, quindi creare un contenuto partendo da quelli che sono presenti in SERP, quindi sintetizzando il tutto e dandoci la risposta come se fosse una vera intelligenza artificiale come ChatGPT magari, che ti dà una risposta sulla sua base di conoscenza. Questi tipi di sistemi si chiamano RAG, che sarebbero dei sistemi in grado di analizzare in tempo reale dei contenuti, di sintetizzarli, fornirci delle informazioni e metterci all'interno dei link per citare la fonte da cui hanno preso quel tipo di informazione. Ma se tutto questo un giorno avvenisse non in tempo reale, scegliendo già i risultati dal motore di ricerca, ma partendo direttamente dalla propria conoscenza, quindi se il modello fosse in grado di aggiornarsi in tempo reale, avendo un proprio spider, avendo un proprio indice di ricerca, tutto questo cambierebbe completamente, diventerebbero le AI i veri motori di ricerca del futuro. Perché Google non ha fatto, diciamo, una cosa del genere? Non l'ha fatta perché altrimenti dove finirebbero tutte le pubblicità a pagamento degli inserzionisti e quelle dei banner che si trovano all'interno dei siti? Si stravolgerebbe completamente il modello di business e Google non guadagnerebbe più. Quindi è un qualcosa che si potrà verificare, potrà nascere a breve, probabilmente da qualche competitor, non da Google, che non ha interesse a fare una scelta del genere. Quindi l'idea mia, l'idea che c'è nel libro, è quella di inventarsi una SEO per l'intelligenza artificiale, fare in modo che quando le AI diventeranno dei veri e propri motori di ricerca, noi abbiamo la possibilità di intervenire sui nostri contenuti e fare in modo che vengano scelti. Perché le AI, ricordiamocelo, al momento stanno citando le fonti, quindi le 10 pagine che sono in SERP, e sono obbligate a mettere un link verso il sito web. In futuro invece, quando saranno addestrate direttamente in tempo reale, prendendo i dati dai nostri siti web, saranno costrette a citare qualsiasi fonte anche un pochino più vecchia. Penso che avrebbero delle implicazioni legali se non lo facessero. Quindi probabilmente la SEO si sposterà all'interno di un chatbot, ma nel momento in cui verrà creato il nuovo modello di business, ossia quando si potrà fare una campagna pubblicitaria all'interno dei risultati di ricerca di un AI, e ci sarà comunque anche la possibilità di guadagnare all'interno dei propri siti web.